Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 17, 15 aprile 1925. Che cosa c'è che si oppone alla verità? Dov'è questo esaltarti troppo? Solo perché ti dissi che ti mettevo vicino alla mia divina madre? Perché essendo stata lei la depositaria di tutti i beni della mia redenzione, la mettevo quindi come madre mia, come vergine, come regina, a capo di tutti i redenti, dandole una missione distinta, unica e speciale, che a nessun altro sarà data. Gli stessi apostoli e tutta la Chiesa dipendono da lei e da lei ricevono. Non c'è bene che lei non possiede, tutti i beni da lei escono. Era giusto che come madre mia dovessi affidare al suo cuore materno tutto e tutti, abbracciare tutto e poter dare tutto a tutti, era solo della madre mia. Ora ti ripeto che come io mettevo la mia mamma a capo di tutti e deponevo in lei tutti i beni della redenzione, così sceglievo un'altra vergine che mettevo vicino a lei, dandole la missione di far conoscere la mia divina volontà. E se grande è la redenzione, più grande ancora è la mia volontà. E come nella redenzione ci fu un principio nel tempo, non nell'eternità, così la mia volontà divina, sebbene eterna, doveva avere il suo principio di farsi conoscere nel tempo. Quindi, essendo che la mia volontà esiste in cielo, e in terra ed è la sola, l'unica che possiede tutti i beni,
Dovevo scegliere una creatura a cui dovevo affidare il deposito delle sue conoscenze come ad una seconda madre. Farle conoscere i pregi, il valore, le prerogative, affinché la amasse e gelosa ne conservasse il deposito. E come la mia madre celeste, vera depositaria dei beni della redenzione, è larga con chi ne vuole, così questa seconda madre sarà larga nel far conoscere a tutti il deposito dei miei insegnamenti, la santità della mia divina volontà e il bene che vuol dare. Come essa viva sconosciuta in mezzo alle creature, e come dal principio della creazione sospira, prega, supplica che l'uomo ritorni al suo principio, cioè nella mia volontà, e che le siano restituiti i diritti della sua sovranità sulle creature. La mia redenzione fu una e mi servì della mia cara madre per eseguirla. La mia volontà è anche una e mi dovevo servire di un'altra creatura che, mettendola come a capo e facendo in lei il deposito, mi doveva servire per far conoscere i miei insegnamenti e compiere i disegni della mia divina volontà. Quindi dov'è questo esaltarti troppo? Chi può negare che siano due missioni uniche e simili, la redenzione e il compimento della mia volontà? Che dandosi la mano tutte e due, la mia volontà farà completare i frutti della redenzione e restituirci i diritti della creazione, mettendoci il suggello allo scopo per cui tutte le cose furono create? Perciò ci interessa tanto questa conoscenza della missione della nostra volontà, perché nessun'altra farà tanto bene alle creature come questa. Essa sarà compimento e corona di tutte le nostre opere. Sempre volume 17, 1 maggio 1925. Figlia mia, certe missioni e uffici hanno rinchiusi insieme tali doni, grazie, ricchezze e prerogative, che se non fosse per la missione o per l'occupazione dell'ufficio non sarebbe necessario che si possedesse quel tanto che si possiede e che per necessità di disimpegnare l'ufficio è stato dato. Oltre a me c'è la mia celeste mamma, che ebbe la missione unica di madre di un figlio Dio e l'ufficio di corredentrice del genere umano. Come missione di maternità divina fu arricchita di tanta grazia che, unito tutto insieme il tutto delle altre creature celesti e terrestri, mai potranno uguagliarla. Ma ciò non bastò. Per attirare il Verbo nel suo materno seno, abbracciò tutte le creature, amò, riparò, adorò la Maestà Suprema per tutti, in modo da poter fare lei sola tutto ciò che le umane generazioni dovevano verso Dio. Onde, nel suo cuore virginale, aveva una vena inesauribile verso Dio e verso tutte le creature. Quando la divinità trovò in questa Vergine il compenso dell'amore di tutti, si sentì rapire e vi fece il concepimento del Verbo, cioè l'incarnazione. E come mi concepì, prese l'ufficio di corredentrice e prese parte e abbracciò insieme con me tutte le pene, le soddisfazioni, le riparazioni e l'amore materno verso tutti. Sicché nel cuore della madre mia c'era una fibra d'amore materno verso ciascuna creatura. Perciò, con verità e con giustizia, la dichiarai quando io stavo sulla croce, madre di tutti. Lei correva insieme con me nell'amore, nelle pene, in tutto, non mi lasciava mai solo. Se l'Eterno non le avesse messo tanta grazia da poter ricevere lei sola l'amore di tutti, di poter ricevere da lei sola l'amore di tutti, mai si sarebbe mosso dal cielo per venire sulla terra a redimere il genere umano. Ecco la necessità, la convenienza che come missione di madre del Verbo dovesse tutto abbracciare e sorpassare tutto. Quando un ufficio è unico, viene come di conseguenza che a chi ne ha la missione nulla deve sfuggire, deve avere sott'occhio tutto, per poter porgere quel bene che possiede. Deve essere come un vero sole che può porgere luce a tutti. Ciò fu di me e della mia mamma celeste. Ora la tua missione di far conoscere l'eterna volontà si intreccia con la mia e con quella della mia cara madre. Bene, due bellissimi scritti, siamo passati intanto al volume 17. E che sono un eco, diciamo, fedele della memoria liturgica di ieri di Maria Madre della Chiesa. E in un certo senso anche invito, ecco, a far nostre, parlo di me in particolare in quanto sacerdote, le parole che ieri il Papa, parlando all'Assemblea Generale della CEI, ha detto sulla maternità, no? Era la festa di Maria, Madre della Chiesa.
mostrate esse matrem, mostrati madre per tutti, diciamo nell'Ave Stella Maris. Madre, come la Chiesa è madre, come ogni anima dovrebbe imparare da Maria, e lo vedremo, ad avere questo cuore di madre nei confronti di tutti. La Madonna ha una grande missione nella Chiesa, e se tutti imparassimo, soprattutto i maschietti, ma anche le femminucce per altri aspetti, dal suo cuore di madre, che come una madre è piena di amore e di misericordia per tutti, è sollecita per il bene di tutti, e con quella modalità di agire unica che hanno le madri, no? E che cercano sempre di fare il possibile, di salvare il salvabile, a volte di difendere anche l'indifendibile, no? Quando ci sta qualche figlio scapestrato che le fa dannare certamente, ma che rimane comunque loro figlio, no? Questa funzione la Madonna la esercita in maniera assolutamente perfetta, perché è stata anzitutto la madre di Dio. E Gesù è stato il primo a voler beneficare della sua funzione materna. E siccome Gesù disse, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo della Messa di ieri, che chi compie la volontà di Dio è madre per lui, questo ci dà, come dire, anche una piccola chiave di lettura di quello che Gesù qui ribadisce, l'abbiamo già visto nei giorni precedenti, no? Cioè che per incarnarsi, perché potesse essere possibile l'incarnazione, ella abbracciò tutte le creature, amò, riparò, adorò la maestà suprema per tutti, in modo da poter fare lei sola tutto ciò che le umane generazioni dovevano verso Dio. Quindi quello che ha fatto la Madonna è stato in un certo senso fare da madre in tutti e per tutti, cioè con gli atti che ha compiuto, atti tutti quanti nella divina volontà, e questo ci faccia rendere conto quanti sono importanti, è come se avesse, come dire, non è che si è moltiplicata, perché questo accade negli atti del divino volere, nei cuori di tutte le creature, e nei cuori di tutte le creature non solo c'era lei, ma c'era anche la riparazione, l'adorazione della Maestà Suprema, cioè l'adempimento di tutto ciò che come singoli tutte le persone avrebbero dovuto fare, dare e offrire a Dio. Questo ci faccia comprendere anche quanto è importante girare, no? Noi non possiamo, purtroppo, e questa è una nostra un'esperienza umana che a volte ci lascia sofferenti, ecco. Specialmente se qualche sacerdote ascolterà questa meditazione lo comprenderà un pochino meglio, no? Ci lascia sofferenti, a volte molto sofferenti, a volte anche proprio lacerati, quando si vede che i cuori sono duri, per esempio, no? Che tutti quanti gli sforzi apostolici non producono frutto, perché si sfracellano oggi contro il muro più che altro dell'apatia e dell'indifferenza, cioè oggi non si fa più la guerra contro il Signore, almeno mi sembra, insomma, almeno non la guerra ideologica, certamente si fa semplicemente la guerra del peccato, quindi si dicono tante bestemmie come sono sempre state dette, insomma, ma non diciamo così, almeno non mi sembra, con quel livore, insomma, al solito modo. Ma oggi il problema, il grosso problema, che è peggiore a mio avviso, è l'indifferenza, cioè non ti fanno la guerra, non te ne importa proprio niente, non gliene importa proprio niente alle persone. Penso che questa sia una discreta spada fissa nei cuori di Gesù e di Maria, perché lo sanno anche tra gli esseri umani, no? Cioè la forma più dolorosa, ecco così, di distacco anche da qualcuno, certamente quando si fa, come dire, a scopo, come dire, di non buono, perché per esempio per i sacerdoti questo può venire a scopo terapeutico, no? È il silenzio, non parlare con qualcuno, no? Non parlare con qualcuno, non il silenzio, come dire, rispettoso, il silenzio che attende, o il silenzio che
dà la possibilità, la grazia di agire, no? Questo da un punto di vista pastorale, i sacerdoti sanno bene, come diceva il Coelet nell'ufficio di questa mattina, che c'è un tempo per parlare e un tempo per tacere. E non si tratta di un silenzio distruttivo, no? Il silenzio che faccia un sacerdote che abbia un cuore di madre è sempre un silenzio costruttivo. Però nella vita comune il silenzio, cioè l'indifferenza, è la forma peggiore, no? Di lontananza e di disprezzo. E oggi si constata questo nei confronti di Gesù, di Maria. E allora il cuore di un sacerdote, tornando all'incipit di questa considerazione, vedendo quelle cose, dice: ci posso fare niente. Che ci faccio alle persone? Mica ci posso cambiare la testa. Mica li posso portare in chiesa a calci, per dire, no? Mica li posso cambiare il cuore. Che cosa posso fare? Ecco che cosa si può fare. A chi ci crede? Se quella persona non viene in chiesa a rendere culto a Dio, non fa la volontà di Dio, non fa quello che Dio vuole, quello che io posso fare, fondendomi nel divino volere, è moltiplicarmi in quella persona e rifare nella divina volontà, in maniera molto semplice e molto rapida, tutti quanti gli atti che la persona avrebbe dovuto fare e non fa e non ha fatto, come se li avesse fatti. Il fondamento di questo, noi come comprendiamo, queste operazioni possono essere fatte certamente ad alcune condizioni, no? Condizioni di cui il cuore della Divina Maria era ripieno e intriso. Primo, la fede. Cioè, questi atti richiedono tanta fede, cioè, richiedono per esempio l'assoluta certezza di fede che Dio c'è, che Dio esiste, che Dio tutto ha dato a noi e che noi siamo tenuti a dargli tutto. Non è un optional. E non dargli ciò che gli spetta è semplicemente una mancanza di amore, una mancanza di giustizia. La virtù di religione, insegnava San Tommaso d'Aquino, è la parte principale, la più importante della virtù cardinale della giustizia. E dare a Dio il culto che gli è dovuto è un atto di giustizia. Ecco perché ci sono dei comandamenti che riguardano anche l'amore di Dio, che sono i primi tre, no? Se si trasgrediscono quei comandamenti si fanno dei peccati enormemente gravi. E che cosa fare dopo che si è annunciato, parlo per esempio con un sacerdote, che quei peccati sono molto gravi, si è fatto il possibile anche perché questo annuncio lo fanno tutti i sacerdoti, insomma, quindi fosse diffuso con tutti i mezzi possibili e immaginabili, anche utilizzando quelli attuali. Poi lo si è anche detto in privato, nelle sedi proprie, e però le persone continuano a peccare e continuano a negare a Dio la gloria che gli è dovuta. Che cosa bisogna fare in quel caso? Certamente, anzitutto pregare per la loro conversione, come da sempre la Madonna ci raccomanda, ma anche rifare gli atti che loro non hanno fatto, come faceva la Madonna, ricordando che per queste operazioni divine di Maria il Verbo si è fatto carne. E se uno, per esempio, segue il pio pellegrinaggio alla Divina Volontà, che era sicuramente una semplificazione di quella che era la vita di Luisa, si vede come ad ogni ti amo che l'anima va girando e mettendo dappertutto, dalle creature, dal mare, dal vento, dal sole, dalle stelle, sugli atti della vita terrena di Gesù e di Maria, nei cuori delle persone, sui sacramenti, dappertutto, c'è sempre l'invocazione: faccio questo come gesto di amore, come gesto di riparazione, invocando l'avvento del regno del Fiat Supremo. Come l'incarnazione non avvenne se non primo tutto quanto l'itinerario dell'Antico Testamento, circa 2000 anni di storia della salvezza, e poi tutti gli atti che la Madonna ha compiuto da 0 a 15 anni. E quando ha visto tutto questo, quando la divinità trovò in questa Vergine il compenso dell'amore di tutti,
si sentirà bene, invece il conseguimento del verbo, cioè l'incarnazione. Attenzione, questa operazione, quando noi facciamo un giro e mettiamo il nostro ti amo nel cuore delle creature che non conoscono l'amore di Dio, produciamo un beneficio di grazia che certamente, come spiega Luisa negli scritti, come insegna la Chiesa anche, no? Arriverà in quell'anima tanto quanto quell'anima è disposta. Pessime disposizioni vuol dire efficacia quasi nulla, insomma, molto bassa della grazia attuale che quell'anima riceverà, però si rende comunque a Dio il culto e l'amore che gli è dovuto, e attenzione, si diventa in qualche modo, tra virgolette, proprietari di quell'amore di quell'altra creatura che avrebbe dovuto dare a Dio, non avendoglielo dato, glielo ho dato io nella divina volontà, e quello ritonda a mio beneficio. Ha trovato nella Madonna, no, il compenso dell'amore di tutti, l'ha trovato nella Madonna, cioè c'era nelle creature in cui lei l'aveva deposto e nel suo stesso cuore, in cui, come dire, era stato, come dire, attratto per quello che lei faceva. Quindi, la salutare preoccupazione, per esempio, di coloro che amano Gesù, di coloro che amano la Chiesa, per la situazione veramente a volte difficile, no? In cui versa il mondo, in cui purtroppo versano anche molti fedeli battezzati, insomma, che vivono in una sorta di, non lo so, ateismo pratico è una parola troppo grossa, forse, no? Ma come se Dio non ci fosse, quindi con una vita di fede molto molto superficiale, può, da chi lo desidera, e deve essere riparato, no? Ecco, questo avverrà tanto quanto in noi la Madonna crea questo cuore di madre. Dice, perciò con verità e con giustizia la dichiarai quando stavo sulla croce, madre di tutti. È il Vangelo che è stato letto nella messa di Maria, madre della Chiesa, no? La Madonna certamente è diventata madre di tutti a livello ontologico già quando ha concepito il Verbo, come diceva la splendida lettura dell'ufficio delle letture di ieri mattina, e come dicevano tutti quanti i padri, no? Concependo Sant'Agostino, se non ricordo male, concependo Cristo che è il capo del corpo mistico, e quindi diventando sua madre, è ipso facto diventata anche madre di tutte le membra del corpo mistico, no? E, come dire, tipologicamente contenute, prefigurate nel corpo fisico di Gesù, no? Già dal concepimento. Però il parto della Chiesa, come dicevo ieri durante l'omelia, è avvenuto sotto la croce. Quelle doglie, quei travagli del parto che la donna vestita di sole non ha provato nel dare alla luce il figlio di Dio fatto carne, che è stato un'estasi, però le ha provate per dare alla luce la Chiesa, perché la Chiesa purtroppo non è come il figlio di Dio fatto carne, divina e senza peccato. Lo è nella sua origine e costituzione, ma purtroppo nella Chiesa, almeno nella sua dimensione terrena, questo è certissimo, abitano alcuni figli che non sono fedeli a Dio, e in ogni caso tutti quanti sono macchiati del peccato originale, anche quelli che poi diventeranno santi. E quindi il parto di questa altra madre, destinata a diventare madre nella madre, che è la Chiesa, è stato un parto doloroso. E Gesù lo dice, sicché nel cuore della madre mia c'era una fibra materna d'amore verso ciascuna creatura, perciò con verità e con giustizia la dichiarai quando io stavo sulla croce, madre di tutti. Per questo noi dobbiamo imparare tutti ad avere da Maria Santissima il suo cuore di madre. Dice, ma come, ma le persone che sono cattive, ma le persone che non si meritano niente? Certo, le persone che sono cattive non si meritano niente, sono cattive e non si meritano niente. Però la Madonna le guarda con sguardo di dolore, di compassione, di sofferenza, versando lacrime per loro e pregando il Signore che diventino buone. Non fa altro. E proviamo a pensare se davvero nei cuori di ogni credente, di ogni pastore, ci fossero queste disposizioni.
disposizioni, come dire, che sono la quintessenza della divina volontà. Gesù l'ha detto nel Vangelo di ieri: chi compie la volontà di Dio è per me fratello e sorella, cioè è figlio di mio padre e di mia madre, quindi gli assomiglia e al tempo stesso è madre, perché partecipa della maternità di Maria, che si esplica e si compie perfettamente quando uno capisce bene che significa nella vita, nella divina volontà. Non solo, questa maternità della Chiesa partecipa, e di ogni singola anima, partecipa della maternità di Maria anche nei confronti della maternità di Gesù, cioè vuol dire fare proprio le pene di Gesù, vuol dire fare proprio le sofferenze di Gesù, vuol dire fare proprio la causa di Gesù, come se fosse la nostra, disinteressatamente. La causa di Gesù è la perfetta glorificazione del Padre e la salvezza delle anime. Gesù non ha altre cause al di fuori di questo. E attenzione, causa che va perseguita con mezzi adatti e adeguati. Perché dobbiamo sempre imparare che non bastano le cause sante, né i fini santi, per agire nella divina volontà e correttamente davanti a Dio. Occorre anche agire con mezzi santi. E qui molti cadono. Perché come diceva Sant'Alfonso, il demonio alle anime, come dire, di buona volontà, quindi che non vogliono vivere nel peccato o fare i peccati a cuor leggero, e ce ne sono, le vince, le inganna, le intrappola, le fa cadere in un altro modo. Non può certamente fare in modo che agiscano per fini cattivi, perché se la volontà è buona il demonio non ce la può cambiare, ma può indurla ad agire per fini buoni con mezzi cattivi. Questo oggi dilaga nei singoli e nelle collettività. Fine buono, la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Vogliamo fare insomma alcuni esempi che la storiografia di sinistra ha certamente esasperato, ma sembra che qualche fondamento reale insomma si abbiano. Cioè, va bene per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, cioè costringere le persone a ricevere il battesimo, costringerle, cioè mettere da una parte il prete con l'acqua santa e dal vicino il boia con l'accetta se gli tagli la testa, per esempio, no? Cioè, ma io lo sto facendo per la salvezza di quell'anima. Certo, ma tu stai usando dei mezzi cattivi, perché non si può fare questo attraverso la violenza o l'imposizione. Si annuncia la fede, chi crede e chiede il battesimo sarà salvo. Chi non crede, noi non possiamo violentare la libera volontà delle persone, no? Quindi, se si deve pagare un prezzo, dire a qualunque costo, pagalo tu il prezzo, in preghiera e penitenza, non farlo pagare ad altri. Questo è uno stile molto molto mariano. E ricordiamo infine quanto la divina volontà stia a cuore al Signore. La santità della mia divina volontà è il bene che vuol dare, no? Deve essere conosciuta. E invece essa è sconosciuta in mezzo alle creature. E invece questa stessa divina volontà, dice Gesù, dal principio della creazione dell'uomo sospira, prega, supplica che l'uomo ritorni al suo principio, cioè nella mia volontà, e che le siano restituiti i diritti della sua sovranità sulle creature. Cioè, io quando medito su queste cose, alla luce anche di tante esperienze che vado maturando anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno, a me fa una certa impressione sentir dire: la divina volontà sospira, prega, supplica che l'uomo ritorni al suo principio, no? Proprio perché uno, io so che la divina volontà, se avesse voluto,
Mo che ci avrebbe voluto far tornare con un gesto risoluto al nostro principio, ma non lo fa. Non lo fa. Perché più il tempo passa, più capisco che questa è una cosa purtroppo drammatica, perché ha delle conseguenze devastanti, che Dio si dice sempre, ma è drammaticamente vero, non violenta la libertà della creatura. Anche la Madonna nel suo essere madre, no? È madre che chiede, è madre che esorta, è madre che sprona, è madre che soffre. Ma poi se un figlio gli dice no, piange, prega di più e basta. E questo è lo stile evangelico. Non ci sono altri stili. Le guerre, le belligeranze. Io personalmente me ne vado ampiamente ormai convincendo, pur essendo temperamentalmente all'opposto di queste cose. Però dovendo riflettere, dovendo confrontarmi serenamente, sinceramente, non piegando la divina parola, che è ovviamente ancora più importante di questi scritti, ma anche altro, a quello che io penso, ma dovendomi piegare a quello che mi viene detto, che mi viene chiaramente insegnato e che mi viene continuamente confermato dall'esperienza, non c'è altra strada che questo. Per cui anche la situazione attuale, veramente disastrosa, no? Di estrema prostrazione che la Chiesa ha nei confronti anche del mondo, no? Siamo alle vicende, insomma, recenti molto molto gravi, no? Come dire, è una grande purificazione ed è una grande chance per far riscoprire alla Chiesa, a tutta la Chiesa, a tutti i membri della Chiesa, la sua vocazione e funzione eminentemente materna. Le persone torneranno a Gesù se c'è una mamma buona e premurosa e con tanta e santa pazienza, veramente tanta e santa pazienza e tanto amore, si mette vicino ai cuori e piano piano li riporta nel grembo del loro creatore. E poi, quando saranno tornati nel grembo del loro creatore, proverà anche a portarli, a proporli quantomeno, di vivere in pienezza la vita del loro creatore, imparando a vivere nel supremo volere. Tu hai amato in noi, Divina Maria, e dato a Dio tutto quello che gli è dovuto in ciascuno di noi. E anche tutto questo amore e adempimenti di obblighi di giustizia non dati, che tu hai trasformato, sono tornati a te, moltiplicati, come abbiamo visto. Ecco, noi speriamo, io spero, di fartene arrivare anche qualcuno, spero molti, anche fatti da me, quindi certamente in comunione con le tue intenzioni, in fusione con la divina volontà, altrimenti non hanno quasi nessun valore. E nella consacrazione Totus Tuus noi sappiamo che tutto quello che è nostro viene ceduto a te, ed è bello pensare che se
riusciamo a fare qualche cosa di buono, qualche atto nella divina volontà, stavolta lo facciamo tornare a te, non perché tu stessa hai lavorato e faticato in noi e per noi, ecco, ma come piccolo atto di amore, certamente operato nel nostro nulla dalla tua potente e invisibile meditazione e intercessione, dalla potenza del divino volere, ma comunque in qualche modo fuoriuscente dalla nostra povera e piccola umanità, che però tanto desidera amare il suo creatore e signore, e te che di lui sei la madre santissima e purissima. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.